Amici di Barca Channel, benvenuti ad un nuovo appuntamento con le nostre prove a mare. Tra pochissimo, insieme al nostro esperto Antonio Carrabba, saremo a bordo di questo magnifico Aprea 38 che vedete alle mie spalle, cantiere navale naturalmente storico di grandissimo prestigio che ci ospiterà a bordo per provare questa imbarcazione che insieme al nostro Antonio Carrabba avremo l'opportunità di controllare in ogni suo aspetto, ovviamente anche dal punto di vista delle prestazioni, grazie al nostro navigatore portatile GPS. E allora, tutti a bordo, a te la linea Antonio. Grazie Giampa, iniziamo le prove a mare di oggi con una splendida giornata di sole con questa imbarcazione del cantiere Aprea Mare, Aprea Comfort 38, è una nuova imbarcazione presentata quest'anno e questa versione è anche dotata del hardtop che copre tutta la zona del pozzetto e della timoneria. Come su tutte le imbarcazioni Aprea Mare, anche qui la prima cosa che salta all'occhio è questa profusione di legni bellissimi che si vedono tutto intorno alla visita dell'imbarcazione, stando a bordo. Questa zona, come dicevamo, della timoneria e della dinetta è protetta da questo tettuccio fisso dotato di una parte apribile per l'aerazione e l'illuminazione che all'occorrenza con un binario scorrevole consente la chiusura di questo ambiente dando tutta la protezione del caso. Protezione assicurata anche da una finestratura molto, molto alta, protettiva, che protegge anche in navigazione anche tutto il pozzetto. Qui il pozzetto, zona proprio più importante delle barche, specialmente per questo tipo di barche, questi dei cruiser veloci, particolarmente attrezzato con uno spazio accogliente con due divanetti fissi e con tutto lo spazio anche per inserire un tavolinetto. La postazione di guida è assolutamente appropriata per avere un controllo totale di tutta l'imbarcazione in manovra. Proseguiamo la nostra visita scendendo sotto coperta, anche qui abbracciati dalla presenza di tutti questi bei legni. Immediatamente sulla sinistra c'è questa zona cucina dotata appunto di piastra, frigorifero, lavello, un pratico blò, una reazione. Qui si contrappone la zona di net con tavolo che può abbassarsi e configurare un unico piano per altri due posti letto. Quadro, anche qui ampiamente areata la cabina da due oblò direi di generose dimensioni. Per poi passare verso prua, dove troviamo sempre sulla sinistra il locale bagno con una pannellatura interna con un'essenza di legni più chiara, simpatico questo accostamento, anch'essa con un grande oblò, PC, zona doccia, per trovare a prua poi la cabina armatoriale con letto centrale, armatoriale. Dotata di ampie armadature, due oblò, tasso d'uomo, la cabina armatoriale molto carina e completa di tutti i comfort. Ritorniamo all'esterno, al piano di coperta, per andare a visitare un po' la parte di prua dell'imbarcazione, alla quale vi si accede con una
un comodo passo avanti e qui si apre nuovamente alla vista questa splendida visione della maestria artigianale con la quale i cantieri di Caprea trattano questo nobile materiale che è il legno, punto di forza del cantiere. Beh, qui senza dubbio è molto ben configurato questo prendisole, laddove i cuscini sono collocati in un apposito spazio, in un incavo proprio ricavato nello stampo della tuga, della sovrastruttura dell'imbarcazione. Sicuramente non voleranno mai questi cuscini, assicurati anche da delle cerniere. Pregevole anche la presenza di questi grossi canali, questi ombrinali di deflusso delle acque piovane e di lavaggio. Molto simpatico questo divanetto fronte marcia, che lascia subito presagire la possibilità di navigazioni godendo del vento sul volto, che la velocità di questa imbarcazione riuscirà a dare ai suoi ospiti. Bella anche questa apertura nella battagliola, che invita anche a poter scendere o salire in barca con una manovra veloce, con un accosto temporaneo di prua alle banchine. Ancora in mare per un'altra prova di Barche Channel sulla Preamare 38 Comfort, uno splendido esemplare di quello che è ormai divenuto un mito nella cantieristica internazionale, di questi guzzi di origine sorrentina, e il comandante prontamente affonda le manette e ci fa immediatamente apprezzare quella che è proprio una caratteristica peculiare di questi scafi, che seppur con l'immagine esterna di un gozzo, però nascondono nell'opera viva in carena un progetto veramente riuscito, che come stiamo vedendo anche attraversando queste leggere onde sulla nostra rotta, riesce a essere uno scafo valido, sia in un'andatura veloce come questa, planante, assolutamente quasi da motoscafo direi, sia invece in regime di dislocamento come prima stavamo facendo uscendo dal porto. Insomma, avrete senz'altro notato come passa dal dislocamento alla planata piena, alla crociera veloce, senza minimamente agire sui flap, niente, basta affondare le manette e l'imbarcazione trova immediatamente il suo assetto, direi quasi il suo naturale assetto. Sì, il nostro pilota qui ci sta facendo apprezzare anche in queste virate. Vediamo anche in queste virate strettissime come lo scafo è sempre molto morbido sull'onda, e prepariamoci alla nostra prova di velocità.
partiamo quasi da un dislocamento, insomma, da... ecco, facciamo un'accelerata decisa, i motori salgono immediatamente di giri, lo scafo prende immediatamente velocità, si passa da 10-11 nodi a 25-6 in un attimo, poi la, ecco, la progressione, ogni tanto scavalchiamo qualche onda, ma la progressione è continua, siamo già prossimi ai 30 nodi. È proprio nel suo elemento questo Apreamare 38 Comfort, lo scafo di 11,30 m circa, con un vaglio massimo di 3,40-3,45. E viaggiamo decisi, insomma, anche verso il largo, spinti dai due propulsori da 320 cavalli della QM. Ecco un'altra bella accostata in velocità. Molto bello vedere questi baffi bianchi che apriamo nell'acqua, correndo, parabrezza asciutto. Ecco il gabbiano, vediamolo, possiamo anche girare, ritorniamo verso la base. Completiamo la nostra visita, la prova in mare dell'Aprea 38 Comfort. E tutto da Antonio Carrabba, arrivederci. Grazie al nostro Antonio Carrabba, dunque, che molto presto tornerà protagonista insieme a noi di Barche Channel per provare altre imbarcazioni all'interno di questa rubrica. A proposito, vi ricordo, lo ricordo a tutti gli interessati, che se vogliono possono mettersi in contatto con la nostra redazione per proporci anche la prova di altre imbarcazioni. Il nostro indirizzo di posta elettronica è info@barchechannel.it. Saremo pronti con le nostre troupe, con il nostro esperto e naturalmente con il nostro navigatore GPS portatile a provare anche le vostre imbarcazioni. Grazie dunque ai Cantieri Aprea che ci hanno ospitato a bordo della loro Apreamare 38. È tutto da questo pontile, ci vediamo alla prossima prova. Ciao!